Il sole, i sassi, il fondo brullo dell'entroterra di Barcellona sono il mix perfetto per mettere alla prova le nuove KTM EXC 2020. Tante le novità di questo che è l'anno solare dedicato proprio alle moto da fuoristrada della casa di Matti Goffen. Andiamo a scoprirle una per uno e poi vediamo come vanno. Prendiamo spunto dalla Due Tempi, dove possiamo illustrare le modifiche comuni a tutta la gamma, che sono quelle che riguardano la ciclistica e le sovrastrutture. Innanzitutto diciamo che i radiatori sono stati abbassati di un paio di centimetri per permettere una migliore ergonomia delle sovrastrutture completamente ridisegnate per avere un miglior contatto con la moto e dei migliori movimenti in sella. Dicevamo della ciclistica con le sospensioni WP Explore che vengono evolute e hanno un ulteriore step di sviluppo. Al posteriore troviamo come sempre il PDS che migliora ancora, soprattutto nella parte finale, nel tampone dell'ultimo tratto. Il telaio mantiene inalterate le geometrie dei precedenti modelli, ma si evolve con nuovi fazzoletti, nuovi supporti del motore e questo rende le moto decisamente più rigide, più stabili, senza perdere poi maneggevolezza. Novità anche sui motori e non soltanto estetiche, con questa nuova marmitta che presenta questo disegno inedito, non è soltanto questione di far circolare meglio i flussi all'interno, ma anche di dare una rigidità maggiore, soprattutto nei punti in cui solitamente le marmitte dei due tempi vengono abbozzate. La gamma quattro tempi vanta delle novità a livello di distribuzione con le nuove teste che arrivano sia sulla 250, sulla 350 e sulla 4,5 sullo stile di quello che avevamo visto sui modelli Cross 2019. La novità di questa gamma è l'arrivo della 150 EXC TPI, un modello due tempi di piccola cilindrata alimentato a iniezione elettronica che non fa rimpiangere l'addio della 125. In sella si dimostra molto bella a livello di bassi regimi, abbiamo così la maneggevolezza di una due tempi di piccola cilindrata con maggiore schiena. È una caratteristica che porta la gamma KTM a evolversi ulteriormente. Come sensazioni di guida sono moto di altissimo livello per fare enduro estremo, per fare enduro amatoriale, davvero accontentano tutti i gusti, soprattutto grazie a una gamma molto ampia che spazia appunto dalla nuova 150 fino alla 500 quattro tempi. Ce n'è per tutti i gusti, dalle esuberanti 250 due tempi e 300 due tempi a iniezione che si confermano moto di altissimo livello e di altissima qualità quanto a trazione e divertimento in sella, fino alle più concrete 4 tempi 250 e 350 che vanno benissimo sia per chi spinge forte sull'acceleratore, sia per chi va a cercare divertimento in mulattiera. E poi arriviamo alle grosse cilindrate 450 e 500 che ovviamente hanno dei pesi dinamici e delle potenze molto importanti, ma che poi ti vengono incontro quando hai bisogno della schiena giusta per arrivare in cima alla salita. Difficile trovare dei difetti a queste moto, volendo proprio cercare il pelo nell'uovo, possiamo parlare di sospensioni forse leggermente morbide se si fa un enduro ad alto livello andando a cercare la giusta accelerazione e le massime velocità in tracciati molto aperti, però come detto insomma sono tutte regolabili, è presente anche come power parts la regolazione del precarico della molla, quindi un altro difetto potrebbe essere quello di non riuscire a capire bene qual è la propria cilindrata, perché sono tantissime. Sono tutte belle e quindi andate a cercare la KTM che più vi piace, resterete contenti da questi modelli 2020. Ciao!